La lettura da parte del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi della Bolla del Perdono e poi l'apertura della Porta Santa della Basilica di Collemaggio, dove è custodita la teca contenente i resti mortali di Celestino V. Si è rinnovato dunque il tradizionale rito che permette di ricevere l'indulgenza plenaria a coloro che oltrepassano la Porta Santa nell'arco delle 24 ore dall'apertura. L'indulgenza della perdonanza, che è stata confermata da diversi pontefici e da ultimo da Papa Paolo VI nel 1967, assicura l'assoluzione dalla colpa e dalla pena conseguenti a tutti i peccati commessi fin dal battesimo a quanti, sinceramente pentiti e confessati, saranno entrati nella chiesa di Collemaggio attraverso la Porta Santa, dai vespri della vigilia della festività di San Giovanni Battista fino ai vespri immediatamente seguenti. Sono state migliaia di persone, secondo una stima 6.000, coloro che hanno partecipato al corteo storico della Bolla del Perdono, appuntamento clou dell'edizione 724 della Perdonanza Celestiniana, che si è snodato per le vie del centro storico, ancora segnato dal terremoto del 6 aprile 2009, per approdare alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio. La rievocazione del corteo è stata accompagnata, come ogni anno, dalle autorità civili e religiose, con dame e cavalieri in costume d'epoca. Sono stati circa 800 i figuranti. Il sindaco Biondi ha letto la bolla di Papa Celestino V, risalente al 1294, consegnando l'astuccio che per secoli ha custodito il documento sacro al cardinale brasiliano João Brás de Avis, inviato del Papa, il prelato, amico del fresco cardinale e arcivescovo dell'Aquila, Giuseppe Petrocchi, ha aperto poi la Porta Santa. Il sindaco sta ora consegnando al cardinale João Brás de Avis la croce del perdono.